Fino al 17 ottobre, per la prima volta a Torino, presso il Polo del Novecento, sono esposte le immagini fotografiche di Nome in Codice, Cesar, detenuti siriani vittime di tortura. Una mostra internazionale voluta e promossa in Italia dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Amnesty International Italia, FOXIV, Volontari nel Mondo, Un Ponte Per, Unimed, Unione delle Università del Mediterraneo e Articolo 21. Grazie al Consiglio regionale, il Polo del Novecento ospiterà una mostra sulla tragedia dei prigionieri siriani. E il Consiglio regionale, il Comitato dei Diritti Umani, ha dato un contributo economico, ma più che altro di energia e di volontà politica, perché secondo il nostro Consiglio regionale, tutto, i sentimenti che io rappresento come Presidente, la dignità umana va rispettata. Va rispettata e quello che sta avvenendo in Siria, le torture che avvengono, sono la certificazione che l'inferno esiste anche su questa faccia della terra. E con questa mostra si cerca di sviluppare quella che io ho definito la globalizzazione delle coscienze civili. Quello che oggi succede in Siria può accadere domani anche nel nostro paese, vicino a noi. E quindi abbiamo la necessità di creare gli anticorpi per fortificare e per difenderci, perché la libertà è come l'aria, quando ti manca è già troppo tardi.